Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, bentornati a Controluce, il nostro settimanale di approfondimento di attualità. Questa sera parleremo del Natale da più punti di vista, quello religioso, quello delle tradizioni. Il Natale è messo un po' in crisi per alcune categorie, per molte categorie di lavoratori, parliamo di negozianti, di ristoratori. E non solo, ma anche il Natale che conosciamo dentro le famiglie. Insomma, abbiamo tanti ospiti per indagare il Natale di quest'anno, questo Natale così sconvolto dall'emergenza coronavirus. E poi c'è una notizia di attualità perché siamo tornati a essere zona rossa da pochi minuti perché il TAR ha sospeso l'ordinanza del Presidente della Regione. Allora, vi presento intanto subito gli ospiti, due sono qui con me in presenza e siamo a debita distanza. Saluto e ringrazio Don Marcello Iuliani, Sì, che è buonasera. il parroco di Villa Ripa e anche il Esatto. direttore della pastorale Universitaria. universitaria di Teramo. Buonasera e benvenuto. Abbiamo convenuto che ci daremo del tu, Ci vero? daremo del tu Ci daremo del senz'altro, tu. facciamo in modo Bene, più grazie Don informale. Marcello. Grazie per l'invito, grazie di cuore. Grazie, grazie a te per essere qui con noi, così come il tuo io lo darò a Antonio Topitti perché ci conosciamo da troppo tempo. Antonio Topitti è un Buonasera. negoziante storico di Teramo, anche se adesso la sua libreria è È chiusa, chiuso, adesso è in adesso. pensione. Antonio Topitti però fa parte del direttivo del consorzio Shopping in Teramo Centro, che ha preso questa bella iniziativa di aprire un portale sul web per garantire anche quando si è chiusi le vendite e quindi gli acquisti da parte dei cittadini. E poi abbiamo intanto due collegamenti, poi Gianluca, che ringrazio Gianluca e Ezione, abbiamo fatto le corse in questi ultimi minuti per ripristinare anche un collegamento, poi mi farà sapere Gianluca se li abbiamo tutti e tre, però due sicuramente sono collegati con noi e abbiamo a Tossicia lo storico Domenico Di Felice, che è esperto insomma di storie e di tradizioni, e eccolo qui Domenico dal suo angolo. Ciao Buonasera, buonasera a Domenico! tutti e a tutti. Ciao Lino. Buonasera, ciao Domenico. Allora, a tra poco ci sentiremo ovviamente, sarà collegato con noi per tutta Benissimo. la durata. E poi una star del web, caro Domenico, abbiamo questa sera con noi perché c'è Gino Bucci che, se dico l'abruzzese fuori sede, ovviamente lo conoscono tutti. Ciao Gino. Ciao, ciao a tutti, ciao Lino. Ciao Gino. Allora, Gino è l'abruzzese fuori sede e questa pagina Facebook è popolarissima e dire poco. E Gino Bucci ha accompagnato in questi ultimi giorni il successo poi che ha avuto ieri Casa di Lego Elisa Coclite, la ragazza di Montorio, che ha vinto X Factor e Gino insomma è stato più che simpatico in questi ultimi giorni a cercare anche un segnale dalla Commaruccia da Elisa Coclite e qualcosa è arrivato ieri perché Gino poi ha postato una bella cosa, insomma. Diciamo che così con Gino parleremo di questo, ma non solo di questo, perché quello di Elisa Coclite è anche un bel regalo di Natale per tutti i teramani, per tutti gli abruzzesi. La sua famiglia è di Montorio, ultimamente se la stanno litigando perché il sindaco di Bellante ha detto no, ma risiede a Bellante, quindi anche un po' Bellante, esatto. Ma comunque è una ragazza, appena 17 anni, dà una voce splendida, è davvero una grande musicista e una grandissima cantante, già a 17 anni. Allora, poi stavamo provando il collegamento con Daniele Zunica, giusto Gianluca? Però al momento non ce l'abbiamo, cercheremo di recuperare con lui anche, comunque un collegamento telefonico. Allora, vi dicevo, scusatemi se faccio questo lungo preambolo, questa lunga presentazione, caro Don Marcello, Antonio e Domenico e Gino collegati, perché siamo tornati rossi da qualche minuto, in quanto, vi leggo la notizia, il TAR dell'Aquila, davvero pochi minuti fa, neanche mezz'ora fa, il TAR dell'Aquila ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal governo centrale, dell'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo Marsilio, che di fatto portava la nostra regione da rossa ad arancione, da zona rossa a zona arancione. È stato pubblicato il decreto ed è già in vigore, insomma, già siamo tornati a essere zona rossa. E l'Abruzzo quindi era di fatto passata a zona arancione. Invece adesso con questa sospensiva la regione torna con effetto immediato in zona rossa, in attesa che intervenga in serata, come si dice da più parti, quasi sicuramente, l'ordinanza del ministro Speranza che dovrebbe traslare, quindi riportare l'Abruzzo in zona arancione, perché i dati quello dicono al momento. Ma con effetto sembrerebbe a partire da domenica prossima, quindi potrebbe essere che passeremo in zona rossa solo
stanotte, il giorno di sabato. Sorrido guardando Don Marcello, ma questa è la situazione. Ecco, e poi c'è l'intervento del presidente Marsilio, questo pochi minuti fa, come reazione, e dice questo il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio: la pervicace azione del governo produce come risultato l'insensato e schizofrenico, dice Marsilio, ritorno in zona rossa per un giorno di una regione che da due settimane mostra valori stabilmente arancioni, dice Marsilio, ormai persino tendenti al giallo. Dopo che il TAR ha negato per due giorni l'esistenza di un pericolo, tra virgolette, scrive Marsilio, così grave da giustificare un provvedimento d'urgenza, era chiaro che oggi, prosegue ancora il Presidente della Regione, il governo avrebbe potuto provocare solo il risultato di vedere una regione cambiare colore tre volte in tre giorni. Questo che vedete è la pagina del nostro sito superj.it. Incuranti delle conseguenze pratiche della vita delle persone, pur di poter esibire lo scalpo del reprobo Abruzzo, continua a dire ancora severamente Marsilio. Mi sento con la coscienza a posto, ho tutelato la salute dei cittadini adottando senza indugio le misure restrittive necessarie e ho agito di conseguenza quando i dati mostrano un numero di guariti doppio o triplo dei nuovi contagiati da una settimana, tenendo conto della tenuta economica del territorio. Ha un atteggiamento pragmatico e aderente alla realtà di fatti, dice Marsilio del suo operato. Il governo preferisce una rigida e tetragona applicazione burocratica delle norme, rifiutandosi, come ha fatto sin dal 2 dicembre scorso, di applicare un potere di deroga che è previsto dalle norme stesse, senza dare nessuna spiegazione di questo rifiuto, l'ha dichiarato appunto il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, pochi minuti fa, commentando la sospensione che ha fatto il TAR con il decreto pubblicato, e quindi siamo tornati in zona rossa. Subito un commento, la strettissima attualità di tutti e quattro gli ospiti qui con me. Cominciamo da Don Marcello. Beh, allora grazie anzitutto di nuovo per l'invito. Beh, anzitutto fa un po' sorridere perché, ecco, stiamo andando avanti in questo periodo tra i vari colori che si alternano. Sì. Ed effettivamente mi sembrava un po' particolare, insomma, che rimanessimo solo noi poi in zona rossa. Sinceramente ho visto in questa azione del presidente Marsilio senz'altro un aiuto, soprattutto prima dell'Immacolata, il giorno 7 se non ricordo male, per aiutare anche tutti i commercianti, tutti coloro che sappiamo bene che è un periodo certo di grave emergenza. Difficoltà sanitaria, certo. Ma senz'altro anche non di meno quella economica. Allora è chiaro che bisogna trovare un equilibrio. In questo senso, ecco, mi sembrava, ecco, ragionevole il fatto di passare in zona rossa, in zona arancione dalla zona rossa. Sì. Adesso francamente mi sembra un pochettino così, un po' un balletto di colori. Che sì, però si è instaurato un braccio di ferro. Esatto. Che però poi va... non ha digerito il fatto che una regione passasse sopra a una decisione governativa. Sì. Forse per non creare un precedente, però ad ogni modo questo, credo proprio per quello. Passare solo 24 ore dalla zona arancione alla zona rossa sembra però anche un attimino un po'... Comunque, vedremo quello che succederà. Antonio Topitti. Ma io penso che la cosa sia stata gestita male sin dall'inizio, da quando si è partiti con la distinzione dei colori delle varie regioni. In particolare sia stata gestita male dal governo regionale Abruzzo, perché sin dall'inizio, quando furono stabilite le varie colorazioni, e mi pare che di ricordare che l'Abruzzo inizialmente era gialla, però in regione rossi, era già un alternare di quotidiano, quasi un giorno sì, un giorno no, che il problema sanitario era sotto controllo, poi il giorno successivo no e viceversa. Beh, i dati aumentavano, però i dati aumentavano e quindi la regione sbagliò la valutazione, perché se fossimo partiti sin dall'inizio in rosso, noi saremmo stati di pari passo con tutte le altre regioni a livello nazionale che sotto l'aspetto sanitario ad oggi stanno in condizioni ancora peggiori di come è la situazione abruzzese. Se prendiamo per esempio, tanto per fare un nome, la regione Puglia, da quello che risulta dalla stampa. Sì. Dopodiché Marsilio bonariamente ha cercato di recuperare a questo handicap, perché ha visto che per venire incontro soprattutto alle attività commerciali e quant'altro, che poi pure tutta questa selezione di negozi che possono stare aperti, no? E alla fine sono state penalizzate soltanto una parte della categoria commerciale, che vanno sotto il nome dei negozi dell'abbigliamento, della pelletteria,
delle scarpe, perché gli altri è un elenco che possono stare aperti, sì, tutti quanti, e permette un'ampia circolazione di persone. Non so fino a che punto la chiusura o l'apertura di questa attività possono incidere sulla contaminazione del virus, dico io, capito? Sì, adesso è creato questa cosa che passa sopra la pelle e degli operatori economici, ma soprattutto dei malati di Covid, delle vittime e delle potenziali future vittime, che nessuno ne parla più, quasi, sì, perché è diventata solo una cosa tecnico-burocratica, politica, e l'ultima cosa l'abbiamo vista con alcuni sindaci della provincia di Terni che si sono buttati contro il sindaco di Terni, perché è stato lineare nel tenere chiuse le frequenze, le seconde e terze medie, sì, appunto per evitare questo ammucchiamento, allora, sui mezzi di abbiamo trasporto. Abbiamo tempo per dire tutto, sì, però Topitti si è già portato avanti. Va bene, sì, sì. Va bene, come mi abitudo. È la natura del personaggio. Purtroppo. Voglio andare invece dai giovani collegati con noi, da Domenico Di Felice lo storico e da Gino Bucci, intanto per un commento di questo passaggio di nuovo dalla zona rossa dalla zona arancione in cui ci aveva proiettato proprio il Presidente della Regione alla zona rossa in cui ci fa ripiombare il TAR, perché accoglie l'impugnativa, diciamo, del governo centrale. Chi comincia? Domenico. Vai, Domenico. Rino, la questione è che la legge diceva che le regioni non avrebbero in nessun caso potuto ammorbidire la, sì, questione, sì, zona, sì, soltanto inasprire eventualmente, quindi si poteva solo andare così come aveva fatto Marsiglio, in effetti, no? Inasprendo, esatto, lui aveva arancione a rosso, sì, esatto, di sua sponte, e questo era fattibile a livello di come sta scritto il decreto, la legge, ma non lo so di preciso, non... Sì. Quindi il fatto di arbitrariamente decidere il ritorno in zona arancione, per quanto sia stato fatto probabilmente in buona fede, io non mi sento di commentare a livello politico perché non è neanche il mio campo di interesse, però giustamente allora a quel punto, se si può fare ognuno come preferisce, non solo per non creare un precedente, ma perché se la legge impone di non farlo, non capisco perché farlo. Cioè, mi sembra sciocco provarci, perché poi giustamente, a meno che non si voglia, come si diceva, attivare questo braccio di ferro solamente politico, ma lo trovo sciocco, ecco, tutto qui. Mi sembra che sposti l'attenzione da problemi effettivi, che possono essere quelli sanitari, quelli economici. Se la questione diventa braccio di ferro solo per fare in qualche modo politica becera, una campagna elettorale, non lo so per quale possa essere il motivo, mi sembra sciocco, è tutto qui. Bene, sentiamo il parere del nostro Gino Bucci. Gino, che idea ti sei fatto di questo braccio di ferro, perché tale è tra regione e governo centrale ormai? Ma guarda, io chiaramente, sbagliando, seguo anche poco le vicissitudini politiche, ti posso dire, diciamo, una percezione anche popolare, sì, che mo mi è venuta in mente ascoltando le parole precedenti, cioè che dove canta troppi galli zo fa maior, e quindi mi sembra che ci sia questa collisione fra poteri, che nella percezione appunto delle persone il problema è che proprio non si capiscono le cose, e quindi non essendoci delle decisioni uniche e appunto che abbiano delle tempistiche anche più lunghe, si crea solo tanta confusione, quindi speriamo si possano risolvere queste questioni, che sono sia politiche che burocratiche, probabilmente. Per il resto non saprei davvero. Certo. Gino, comunque sappi, e lo dico a tutti, ovviamente a me stesso per prima, che stando così le cose, in attesa dell'ordinanza del ministro Speranza, se esci domani devi avere l'autocertificazione, perché no, siamo tornati pienamente in zona rossa. Ok? Certo. Ecco, tu che dovevi fare? Ma io non esco, no. Non esco, io sto nel mercato. Senti, Gino, tu sei a Martinsicuro o a Bologna adesso? Mo sto a Martinsicuro adesso. Sei a Martinsicuro. Allora, voglio cominciare da te per capire che sapore ha questo Natale 2020 vissuto in epoca pandemica. Che sapore ha? Come te lo stai figurando? E come lo stai vivendo? Perché ormai siamo in pieno clima Natale, no? Dall'8 dicembre siamo entrati in clima vero natalizio. Ma me lo sto, cioè, è un Natale triste, ovviamente. Si cerca di, almeno io cerco, anche quando scrivo, quando parlo,
di far ridere o comunque di riportare cose che accadevano anche gli scorsi anni come se fosse tutto normale, però c'è un'atmosfera abbastanza mesta, ovviamente, che tiriamo avanti, insomma, e bisogna resistere. Purtroppo è chiaro che si vorrebbero fare tante cose che non è possibile fare, però io non credo sia tanto importante appunto l'uscire, ma quanto il sentire lo spirito natalizio all'interno, banalmente, quindi Questo è rispettare gli vero. altri per stare bene fra un po' di mesi, speriamo, insomma. E il Natale, Senti, insomma, ce lo possiamo anche perdere. quello che dicevo prima, no? Tu hai esaltato e accompagnato anche il successo di Elisa Coclita in Arte e Casa di Lego ad X Factor, perché tu sei sempre attento come dire, a sottolineare le eccellenze abruzzesi che sono in giro per il mondo. In questo, ecco, grazie a Gianluca Iezzoni che sta mettendo la tua pagina Facebook, che ovviamente è conosciutissima, ha davvero fatto il botto in pochissimi mesi. Ecco, io dicevo, è stata una sorta di regalo di Natale che ha fatto a tutti gli abruzzesi Casa di Lego, la giovanissima Elisa. Tu hai messo anche una poesia dedicata a Elisa. Insomma, ci racconti questo fenomeno e come l'hai seguito, se lo rappresentiamo come una sorta di regalo di Natale anticipato fatto a tutti noi, che riporta anche un po' di buon umore perché parliamo di arte, di canto, di musica. Vai, Gino. No, assolutamente. Io, vabbè, diciamo, l'ho scoperta quando ancora non sapevo che fosse abruzzese, fondamentalmente. Mi aveva colpito fra proprio una delle prime puntate e poi molti mi dissero che appunto era di Montorio. Poi io ho sempre scritto Montorio, mo è venuta fuori sta storia di Bellante, non lo so, alzo le Sai mani, che ma c'è? Scusa non vorrei. Gino, te lo dico perché è intervenuto questa sera su Facebook il sindaco di Bellante, che conosco, Giovanni Melchiorre, che saluto, dicendo semplicemente, ma ormai semplicemente qua non vale più niente, che lei risiede a Bellante. Credo che risieda a Bellante con tutta la famiglia, perché se l'ha detto il sindaco di Bellante, evidentemente lo sa, all'anagrafe risulterà che risiedano a Bellante, e quindi c'è adesso questa, se la stanno litigando, insomma, perché è così prorompente adesso la vitalità e il successo di Elisa, che giustamente il sito di Bellante dice comunque risiede a Bellante e le facciamo tanti complimenti. Poi in sostanza questo ha fatto il sindaco. Vai Gino, scusami. Sì, no, appunto, penso sia abbastanza relativo dove risiedo, cioè l'importante è che sia brava e che faccia le cose belle per anche appunto valorizzare l'Abruzzo in un certo senso. Poi mi ha commentato spesso la madre che appunto non si è mai lamentata di essere definita montoriese, quindi mi Sì, attengo a quello. ma in Per montoriese a il tutti gli effetti, sia resto, la mamma che il papà sono montoriesi, sono certo, proprio figlia assolutamente d'arte. montoriesi, musicisti loro, musicisti i genitori, quindi i nonni anche di Casa di Lego, di Elisa. Perché la chiami con Maruccia? Ah, con La chiamano Maruccia perché è Maruccia. piccola, è molto giovane, è affettivo, insomma, niente Certo. e niente, io ho avuto un successo grandissimo, è stato un orgoglio per tutti e niente, mi ha fatto piacere parlarne come ne stanno parlando tutti, ma credo che limitarla all'Abruzzo sia anche riduttivo, insomma, penso che Guarda questo Elisa possa messaggio. appunto essere un Lo orgoglio sta nazionale, vedendo insomma. questo messaggio che ti fa il verso, eh? Elisa è montoriese in Zetoci, quindi come dici tu è intoscibile. Sarà intoscibile, ma io non. Cioè, sì, probabilmente sì. Se lei si sente montoriese, ci sentiamo tutti montoriesi, quindi non è un Credo che problema. lei si senta montoriese perché la famiglia è montoriese, però risiede a Su Bellante. Repubblica ho letto che è nata a Bellante addirittura Allora, oggi. Melchiorre ha detto anche questo. Io potevo dire sono nato a Teramo, a Poggio Bicenzio, a Canzano, perché ai miei tempi si nasceva ancora in casa. Ma Elisa credo che sia nata all'ospedale di All'ospedale di Teramo, Teramo. quindi allora è Però, Teramano. no, però la sua famiglia è montoriese, adesso risiede a Bellante. Ma se a Montorio, noi siamo stati oggi a Montorio, Dorotea ha fatto un servizio, la sentono non montoriese, di più, quasi come un bocconotto, cioè montoriese assolutamente, Elisa per i montoriesi. Allora, senti, tu ieri hai detto, scusate se mi dilungo con Gino, ma lui crea entusiasmo ovviamente, lo crea ancora di più sulla pagina perché ha una facilità di scrittura e poi ha coniato di fatto una nuova lingua tra l'italiano e l'abruzzese, perché poi non parla né martinsicurese né teramano, ma insomma, è un insieme di dialetti abruzzesi la sua lingua. Tu ieri poi hai esaltato il fatto che in finale era arrivata una ragazza abruzzese e dei ragazzi marchigiani.
Comunque Vabbè, agricoli, sì, c'era hai questa. detto. Sì, c'era una sfida molto appunto agricola anche, cioè nel senso tantissimi marchigiani poi seguono la pagina e vengono in Abruzzo e certo ci sono queste rivalità un po' ataviche che però almeno sui social mi sembra siano state superate, quindi era piacevole avere due regioni geograficamente del centro Italia, perché poi sappiamo che storicamente non sono proprio Sì. Noi vicine come regioni, siamo annessi insomma. al sud, le Marche sono annesse al nord, Appunto, via. certo. Però appunto geograficamente siamo vicini e quindi era una forma di riscatto, diciamo, del centro Italia geografico che, e soprattutto di piccoli paesi e di realtà anche molto simili alla fine, in cui è bello sentirsi appunto vicini, almeno quando si va a livello nazionale in televisione. Sì, tra l'altro fortissima Elisa Casadilego, fortissima anche quei ragazzi, menano sugli strumenti, sulla batteria, il cantante e poi il chitarrista, davvero bravissimi. È stata una finalissima, secondo me, giusta tra loro due. Allora, un altro episodio di risonanza mediatica forte, quindi è stato uno Casadilego, la ragazza di Montorio che via Bellante, non vorrei se la prendesse il sindaco Melchiorre. Quindi è stato fortissimo la eco che ha prodotto la performance di Elisa e la vittoria X Factor, ma poi il presepe di Castelli che oggi ha primeggiato perché è stato inaugurato e rappresenta, come dire, la cristianità, rappresenta il presepe mondiale, perché è in Piazza San Pietro, è stato inaugurato oggi. Ecco, le vediamo le immagini, noi abbiamo dato la diretta dell'inaugurazione. Tra l'altro questa mattina c'è stata l'udienza dal Papa della delegazione abruzzese, Teramana nel caso specifico, che donava il presepe. È la delegazione slovena, credo, se Sì, non giusto. sbaglio, che ha donato l'albero di Natale, quindi entrambi adesso campeggiano in Piazza San Pietro. Don Marcello, è stato un momento particolare questo, no? Beh, un Poi momento. di riconoscimento per l'Istituto d'Arte, adesso si chiama Liceo Artistico di Castelli, eccezionale per l'arte ceramica. Certo. Beh, anzitutto è stato un momento molto bello perché come ogni anno. Ovviamente c'è questa tradizione ormai da Giovanni Paolo II, se non erro dall'82, quella della presentazione dei presepi in Piazza San Pietro con l'albero. E ovviamente soprattutto per il significato che il presepe ha per tutti quanti noi italiani, per tutti quanti noi cristiani, cioè il ricordo di quell'evento molto grande che è stato proprio l'incarnazione del Figlio di Dio e di colui che è chiamato Emanuele, cioè il Dio con noi. Significa che è un momento molto bello come ogni anno, poi particolarmente quest'anno mi è piaciuto anche molto il titolo che è stato dato, Un presepe per rinascere, ovviamente con il riferimento sia chiaramente al presepe, alla natività, alla nascita di Cristo, ma Anche anche alla nostra. rinascere esatto come terra, perché anche ho letto insomma il discorso di Monsignor Leuzzi al Papa, e anche questo pomeriggio in Piazza San Pietro, ecco, soprattutto il richiamo agli eventi anche che abbiamo avuto sismici nel 2009, 2016, 2017 e dunque l'importanza di dare un segno anche da parte nostra, che poi sia un segno non soltanto in questo mese in cui il presepe sarà in piazza fino al 10 gennaio, ma soprattutto anche per la prospettiva che si vuole dare dopo. Sapete che il Vescovo ha sempre idee molto in grande e fa bene perché ha dato una Certo. bella svolta anche alla nostra diocesi, insomma, è diventata una diocesi molto frizzante, diciamo così. E lui desidera, ecco, insomma, ovviamente anche con tanti altri all'interno appunto del nostro territorio, di costituire una cittadella della carità che rimanga come un segno visibile appunto di questo grande evento dell'incarnazione, che è anche un evento di amore di Dio verso di noi. Allora, questo segno di amore che possa continuare soprattutto verso coloro che sono più bisognosi, che hanno, ecco, difficoltà anche semplicemente ad avere il cibo quotidiano, ecco, una mensa. E allora, ecco, costituire questa cittadella della carità, poi si dovrà vedere dove, però che sia un segno Bello, che sì. parte appunto da San Pietro, che parte da Castelli, da San Pietro, ma che poi prosegue anche nel nostro cammino, Produce frutti diciamo, anche qui. ordinario. Esatto, Certo. esatto. Bene, complimenti a Don Marcello, la diocesi ha scelto bene stasera a mandarci Don Grazie, Marcello. Complimenti. Poi entreremo anche nella storia personale di Don Marcello, quando è Sì. No, stato ordinato sacerdote, perché non è molto, vero? Sono sono 2 anni, due anni, sono solo sono due 2 anni, anni, dal sì. 2018. Allora, noi siamo arrivati però a consumare la prima fascia pubblicitaria, ne avremo due, staremo insieme fino alle 22:25
circa. Allora, diamo la linea alla regia, a Gianluca, al Duca d'Atri, Gianluca Iezzoni, pubblicità e poi torniamo insieme. Eccoci che rientriamo qui durante la trasmissione parallela. Le cose alla grande andavano. Noi abbiamo un parroco, un prete giovane, altamente performante. Ha cominciato con i selfie, quindi tra un po' li vedremo pubblicati sui social. Ragazzi, abbiamo un altro passo qua con i parroci giovani. Ovviamente ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco anche il comunista Antonio Dopitti, perché è una sorta di compromesso storico, si è stabilito. Ma l'aria è natalizia, Antonio, che siamo dobbiamo fare? Sì, siamo tutti più buoni. Allora, abbiamo in collegamento telefonico solamente, ma è performante anche al telefono, Daniele Zunica, ristoratore. Buonasera. E presidente regionale di Assoturismo Confesercenti. Buonasera Daniele. Anche buonasera, buonasera. Buonasera Daniele, anche con lui ci conosciamo bene, quindi ci daremo del tu. Daniele, allora, intanto commentami questa sentenza del TAR che annulla l'ordinanza di Marsilio. Torniamo rossi, forse per un giorno e mezzo, e domenica dovremmo essere di nuovo arancioni. Come me la commenti? Ma guarda, diciamo che siamo ormai a livello di oggi le comiche. Io effettivamente capisco un po', sono stato contro, ho subito contestato, diciamo, quel colpo di mano che ha fatto il presidente della nostra regione. Successivamente il governo ha voluto mettere in atto un braccio di ferro che secondo me non serviva neanche, perché a quel punto conveniva far restare le cose come stavano, perché purtroppo quando succedono certe cose, parte è l'immagine dell'Abruzzo, e sull'immagine ci tengo tantissimo, e vi lascio solo pensare un fatto: noi quest'anno abbiamo avuto quel boom di presenze luglio agosto perché soprattutto perché l'Abruzzo è stato percepito come la regione verde, come la regione con un buon rapporto del distanziamento, diciamo, è quella regione del turismo lento, una regione tranquilla. Adesso che siamo andati alla ribalta, come regione canaglia, cioè, noi dobbiamo entrare nel merito, cioè è inutile questo braccio ferro fra regione e governo, perché guarda, chi paga le conseguenze sono solo le piccole e medie imprese e i lavoratori, no? A parte noi che siamo chiusi dal mese di novembre, dai primi giorni di novembre, però l'altro ieri che hanno lì riaperto i piccoli commercianti, i negozi di abbigliamento, cioè le calzature, quantomeno hanno qualcosa avuto un momento fatto, di sollievo, di speranza, però, e oggi trovarsi con questa sentenza governativa del TAR che dà ragione al governo, questa cosa potevano risparmiare, perché poi nessuno entra nel merito. Perché siamo arrivati ad essere una regione da canaglia? Cioè, il problema è proprio questo, cioè noi dobbiamo vedere se la regione ha messo in atto da maggio in poi tutte le azioni propedeutiche per combattere il Covid, mentre le altre regioni tipo Lombardia, il Veneto, l'Emilia e anche la stessa Campania hanno lì provveduto ai posti di terapia intensiva, ad assumere medici, a organizzarsi sotto secondo il profilo. Secondo te l'Abruzzo non l'ha fatto? Secondo te l'Abruzzo non l'ha fatto? Il problema è questo, il problema serio è che noi stavamo fuori tutti i parametri. Ecco, noi siamo diventati rossi perché eravamo fuori, questa è la grandissima realtà. Anche se rossi ci siamo andati da soli inizialmente, poi è stato confermato. Sì, siamo andati da soli, abbiamo anticipati, ecco, per non farci fare dallo stesso governo. Quindi è stata delle sveltezze politiche che a noi piccole imprese, a noi imprenditori interessa veramente molto 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 Senti, poco. Daniele, a me personalmente mi interessa la sostanza, certo, che sono chiuso dai primi giorni del mese di novembre. Stiamo affrontando delle festività veramente da panico, perché qui volevo abbiamo arrivare. Delle richieste, siamo chiusi, non sappiamo neanche che cosa dire più ai nostri clienti, ai tour operator per il 2021, perché qua si parla di una terza ondata, quindi è veramente un momento di disagio e di disastro, soprattutto. Senti Daniele, ma per poter essere aperti a Natale, no? Perché c'è questa possibilità. Che cosa dobbiamo diventare gialli? Dobbiamo essere gialli e avere percorrenza sia a livello comune sia a livello interregionale. Sì.
perché i piccoli centri, soprattutto i centri dell'interno, quelli che vivono... Non si reggono solo con il comune, ovvio. Come? Le attività non si reggerebbero solo con quelli del comune. Assolutamente, ma noi guarda, dopo il sisma abbiamo il 50% di inagibilità, siamo rimasti 115 persone nel centro storico. Ma questo a Civitella del Tronto, siamo. Certo. Dopo, quindi, cioè, qui serve, innanzitutto serve il passaggio tra comuni e tra regioni, perché i piccoli centri, soprattutto quelli di eccellenza, lavorano con un bacino di 100 km, quindi che va da Pescara ad Ancona a Roma, quindi cioè, diciamo, il nostro bacino naturale è, durante la vacanza di Natale, e soprattutto quello pugliese, da Roma, umbro e sì, soprattutto partigiano. E quindi, insomma, sarà un Natale di sofferenza per i ristoratori, vero? No. Daniele? Attualmente un Natale dove attualmente io, solamente io siamo, lui poi sarà qualcuno che farà l'asporto, ma anche qui l'asporto ha un senso nel momento in cui c'hai la propria struttura, ce l'hai in una cittadina da 30-40 mila abitanti. Dove c'è domanda, insomma, dove c'è domanda di asporto, certo. Cioè, da noi facciamo asporto per i cinghiali oppure perché io facciamo asporto? Sì, è una considerazione amara, ma è così, sì. È dura, ma io faccio appello anche a Marsiglio, anche oggi sono uscito anche sulla stampa nazionale dicendo che quando noi prendiamo dei seri provvedimenti, ma prima i dipendenti e casomai poi dopo lì le imprese, cioè questo, noi dobbiamo renderci Daniele, conto che... Ti riferisci ai ristori, sì, ovviamente, ai ristori del governo? Allora, i ristori del governo... In parte sono arrivati, minimi, ma sono arrivati. I ristori regionali non sono arrivati, non sono arrivati nessuno, ma soprattutto abbiamo il problema dei collaboratori, che questi qua rischiano di fare il Natale senza cassa integrazione e senza mezza lira. Cioè, stiamo veramente messi male. Io ho fatto quella proposta, dicendo, revochiamo il contributo a Napoli Calcio di 6 milioni e 400 mila euro e diamo 1.000 euro a famiglia dei dipendenti del turismo, della ristorazione e del commercio. Sì. Queste sono 6.400 famiglie, e questo può essere c'è una proposta, può essere una boccata d'ossigeno, un segnale di speranza, perché noi abbiamo strutture e perché non hanno più futuro. Bene. Oggi, come siamo messi noi, non abbiamo più futuro. Cioè, io non posso fare. Ieri è venuto un tour operator praticamente del nord Europa. Sì. Effettivamente su un programma 2021 non gli ho saputo dire niente, perché non sappiamo la terza ondata, non sappiamo se facciamo Pasqua, non sappiamo se possiamo riaprire a febbraio, a marzo. Il futuro non è possibile disegnarlo, questo è. Ma anche a mantenere, vi dico solo un fatto, io ieri sono stato a pranzo a un chilometro in linea d'aria verso nord da Martinsicuro, sono stato a pranzo a Porto d'Ascoli, sì, ho trovato un ristorante pieno, forse anche troppo pieno, sì, e soprattutto c'erano i vibratiani. Ecco, e non ci potevano stare però. Allora, vabbè, non ci potevano stare, però ci stavano. I vibratiani, come anche tu non ci potevi stare. Come c'era anch'io, perché esatto, per motivi di lavoro io purtroppo mi dovevo muovere. Tu per lavoro ci potevi stare, vabbè. Quindi ho trovato sto ristorante a un chilometro in linea d'aria da Martinsicuro. Pieno come un uovo. No, e quindi c'è anche un momento veramente stanchezza, capite? Sì, cioè, straniante. Se noi dobbiamo restare chiusi, innanzitutto parliamo di tassazione, che è fondamentale. Sì. Cioè, noi non possiamo pagare la Tari, la Tasi, l'Imu per 12 mesi, perché quest'anno noi abbiamo praticamente lavorato 2 mesi soli. Quindi sia i comuni, le regioni e il governo si deve rendere conto che noi non possiamo pagare le tasse per il 2020 e per il 2021. Sai, è un piccolo comune Pietracamera, però sono andato lì a fare un servizio martedì scorso, il comune di Pietracamera ha azzerato la Tari per le attività commerciali per tutto il 2020. Io ho chiesto anche
al mio sindaco, il sindaco è tutto che ci mandi la Tari 5.000 euro di immondizia quando noi non abbiamo lavorato, è tutto che mi fai pagare vivo, perché oggi è impossibile, cioè, allora, siamo fuori dal mondo. Daniele, intanto ti ringrazio per la telefonata. Grazie a voi. E ci sentiamo presto, magari qui in presenza, per affrontare ancora in maniera più ampia il problema. Grazie intanto. Grazie ciao a te, e buona serata. Grazie a tutti. Ciao, buona serata a tutti. Allora, torniamo invece adesso dal nostro storico, che è anche esperto di tradizioni, da Domenico Di Felice, per entrare più in clima natalizio sotto il profilo storico e tradizionale. Domenico, che mi dici intanto riferito alla tua realtà, alla nostra realtà? Che giorni sono questi che ci accompagnano al Natale e cosa ti viene in mente rispetto alla storia e alle tradizioni nostre? Vai. Fondamentalmente, a livello tradizionale, quelle abruzzesi sono ascrivibili a molte altre tradizioni italiane del centro. Vabbè, il presepe, che è stato citato per quello bellissimo di Castelli, a me piace particolarmente, anche se ci sono state polemiche. Bravo. Però a me piace molto l'arte contemporanea. Qualcuno ha storto il naso, qualcuno, perché ha detto, vabbè, ma è un presepe, non è quello classico. Quella è un'opera d'arte, quella di Castelli, no? Realizzata da professori e studenti tra il 65 e il 75, se non ricordo male, ma è davvero un'opera d'arte contemporanea ed è molto particolare. Vai avanti, scusami. Assolutamente, Rino. L'arte contemporanea è fraintesa praticamente sempre, però ecco, io ho sentito la stessa polemica molte volte quando si costruiscono delle chiese in stile contemporaneo, però certo. Perché ma sono più belle quelle antiche. Sì, ma che senso avrebbe oggi costruire una chiesa come se fossimo nel 600? Nessuno. Sono d'accordo. Cioè, anche, e io parlo, visto che tu hai citato prima Antonio come comunista, io parlo da ateo, quindi a me le chiese piacciono principalmente dal punto di vista... L'abbiamo messo in mezzo con Marcello stasera tra te e Antonio. Infatti mi dispiace molto. Però al netto di questo io rispetto moltissimo la costruzione di una chiesa e secondo me devono essere espressione dei tempi, quantomeno, altrimenti non avrebbe nessun senso. E dei quindi anche un presepe che poi racchiude in sé la chiesa, ovviamente. Sì, ovviamente, poi quello è un altro discorso, però ecco, anche questo presepe, secondo me, queste polemiche non le comprendo, cioè se a qualcuno non piace non è un obbligo. Però ecco, per tornare alle tradizioni, se non mi dilungo... Riti e tradizioni, vai! Esatto, diciamo che fondamentalmente qui da noi, a Tosticia, comunque zone limitrofe, principalmente la questione è a livello culinario, dolci e piatti tipici. Sì, le tradizioni sono molto simili, appunto, messa di mezzanotte, l'albero di Natale che, ricordiamo, non è una però, messa di mezzanotte che non ci sarà. Che non ci sarà quest'anno, ma vabbè, con licenza papale, a quanto pare, quindi, ma poi voglio dire, io penso che a livello spirituale non cambi nulla. Posso capire l'idea della mezzanotte che sia affascinante. Ricordiamo che la data del 24, cioè le date del 24 e del 25 sono state sancite anche dopo, cioè non proprio all'origine del cristianesimo, ma anche qualche secolo dopo, ma non è importante a livello spirituale, io immagino. Però ecco, al netto della messa di mezzanotte, le tradizioni popolari quassù riguardano principalmente le tradizioni a livello culinario. Ci sono tanti prodotti tipici che si fanno in questo periodo. Vai col menù tipico di Tosticia. Allora, noi di solito facciamo... Intanto la cena, quella del 24. Allora, la cena del 24 di solito era quella classica, il sugo di tonno, e qui ci sarà il buon Gino, il compare Gino, che sicuramente apprezzerà, perché lui è un grande consumatore di tonno, io sono un tuo fan. È vero. Quindi lo consuma però, Vabbè, qua a Tosticia si usa un po' di più il sugo, cioè un sugo particolare col tonno e le alici, che erano effettivamente gli unici pesci possibili quassù in zona per rispettare la questione della vigilia. E il baccalà. Di solito il baccalà è... Alcune famiglie fanno i fritti, ma non tutte, perché qui sono un po' meno diffusi. Diciamo che è un po' più una cosa da ricchi. Quassù era baccalà, se andava bene, il sughetto di tonno... E poi varie verdure ove possibile. Il menù del 25 è un po' più ricco, perché prevede
prevede il brodo con la stracciatella o con l'ucardone. E di solito gli spaghettini alla chitarra, quelli tramani abbastanza classici, Con le pallottine. e varie porzioni di arrosto. A casa mia si sono sempre fatte, da quando ero piccolino, le cotolette, Sì. però non di agnello, perché mia nonna, ecco qui di nuovo, io sono uno strano Che il ibrido, io fritto sono metà teramano è come quello ascolano poi di fatto, marchigiano. Sì, però Sì. io essendo metà marchigiano e metà abruzzese, perché mia nonna era di Macerata. Sì. Qua da noi si usavano di più le cose panate e fritte, mentre invece a Tosticia a Natale si fa l'arrosto. Però nonna friggeva un po' tutto, essendo marchigiana, quindi faceva questo mix di culture che a me è sempre affascinato. Mi sento, cioè io non sono in, come Gino giustamente ricordava, i marchigiani alla fine sono fratelli. E quindi Sì. fondamentalmente io questa Va rivalità non è bene, che va la sento bene. più di tanto. Senti, fammi andare proprio da Gino che hai evocato con il tonno e quindi con le linguine o gli spaghetti al tonno del 24. A Martinsicuro, che tradizione abbiamo, Gino, del 24 e del 25 a tavola? Ma io ringrazio il compare. Praticamente la vigilia è uguale a quello che ha detto lui, il sugo di tonno. Poi io solitamente almeno non me lo faccio fare in bianco, solo con la scatoletta, diciamo, per mantenere una Esatto. certa continuità anche nella mia vita, appunto, nella mia dieta, ecco. Per il Esatto. resto le tradizioni sono quelle che ha elencato lui, non c'è niente di particolare. Poi Martinsicuro in sé è un paese molto giovane, quindi è anche difficile trovare delle tradizioni antiche, chiaramente. Mentre a livello di cibo, sì, è quello. È quello là. Non Non ci spostiamo molto. C'è qualcosa che ti piace No. particolarmente del Natale, Gino? Ma una delle cose chiaramente che proprio mi viene in mente il Natale, la prima cosa sono, vabbè, i cajunit, che si fanno Beh, pure qua. bravo. E poi non so Bravo. qual è il ripieno, se varia, probabilmente varia. Dimmi Ceci, che ripieno castagne, fate. probabilmente. Spero che sia quello classico. Castagne, Sì, cioccolato e rum? Qualche castagne, sì, quello. Poi ci sta chi ci mandorla? mette i ceci, chi ci mette la Ma marmellata, no. poi. No, No, i no, no, ceci io no. giammai. C'è chi li mette, ma io I ceci sì, si fa molto. farei un va de retro Satana ai ceci, però vabbè. Non lo so, non lo so. Va bene. Allora, torniamo invece a Antonio Topitti per spiegare l'iniziativa del Consorzio Shopping Interamocentro, questo portale, giusto? Sì, questo portale sta Cosa troviamo sul partendo. portale? Sul portale si troveranno tutti i negozi dell'area urbana di Teramo, Ma ma non solo di Teramo, anche a vero? livello provinciale, che sarà una vetrina. Che è un primo nucleo, diciamo così, che si contrappone di fatto al predominio di Amazon a Come? livello Abbiamo mondiale. dichiarato guerra ad Amazon. Ma non è che possiamo fare dell'ironia, però parlando seriamente sulla Sì. questione, che la pandemia, diciamo, ha accelerato la presa di coscienza anche nel commerciante storico di vicinato, che ormai il vecchio sistema di distribuzione, così come è sempre stato, non è più funzionale all'economia dell'attività. E soprattutto in questo periodo di pandemia, ma anche quando, io mi auguro, quando, al più presto, Quando finirà? quando finirà questa pandemia, nulla più sarà come prima, Quindi è perché uno nel strumento frattempo. sempre utilissimo, No, non solo è uno anzi strumento sempre indispensabile, tu stai utilissimo, ma dicendo. secondo me va strutturato e ampliato a livello nazionale. Oltre, diciamo così, ad avere la possibilità che poi alla fine può diventare anche più competitivo sotto l'aspetto commerciale a livello online, diciamo, no? A livello di e-commerce, anche di Amazon, perché mentre Amazon ha solo vetrine sul web, il piccolo commercio ha vetrine e attività di Reali, fatto sul certo. territorio e nello stesso tempo si può esporre anche mediaticamente al commercio, contattando direttamente tramite il web sia i cittadini, i consumatori del territorio, ma anche poi a livello universale e generale, da qualsiasi polo della terra. Quindi che significa? Che io ritengo che questa prima iniziativa che sta prendendo piedi adesso, che si deve ancora ben strutturare, perché la conferenza stampa di pochi
pubblicazione di questa cosa sì. è stata fatta ieri, l'altro ieri. Quindi, dico, ecco, quindi a Teramo abbiamo tutte le, oltre al consorzio, l'appoggio di tutte le associazioni di categoria tradizionale, quindi sia di Commercio, Convesercenti e la CNA. Cos'è che danno supporto. Comunale di io sono il presidente comunale che diamo supporto a questa iniziativa, che voglio qui citare. L'amico Osvaldo Di Teodoro sì. si è fatto promotore proprio in prima persona, però ha avuto un'idea che però è stata accettata da tutti. Adesso sta prendendo piede a livello provinciale, anche perché è supportata anche dall'amministrazione provinciale e da tanti sindaci del territorio. Alla conferenza c'erano i sindaci di Teramo e di Giulianova, di Teramo, Giulianova di Cambli, mi pare che ci stava, che io non sono stato presente, però ho visto i documenti di stampa. Ma io dico questo, che deve essere un primo nucleo che tramite sempre le associazioni di categoria a livello nazionale, come si associarono anni fa CNA, Convesercenti, Commercio e Commercio con Rete Italia, di creare una rete online di commercio di vicinato, che allora sì che veramente può essere competitivo sul territorio nazionale con Amazon. Io questo tengo a dire che tecnicamente si può fare, capito? Tecnicamente oggi ci sono i mezzi per poterlo fare. Quella è la sala consigliare della provincia, e infatti è significativo che la conferenza si sia tenuta lì proprio per dare un respiro provinciale a questa iniziativa che è nata da Teramo. Sì. Però il respiro ce l'ha. Ma io ribadisco che i consumatori hanno il vantaggio che con il commercio online, del piccolo commercio di vicinato, hanno la possibilità di lavorare, di acquistare su due livelli, sia a livello rete online, e può andare direttamente al negozio e viceversa. Perfetto, fatemi tornare da Don Marcello, perché prima l'abbiamo messo tra i comunisti, gli atei, quindi deve difendere il suo territorio. Sì. Intanto però torniamo, al di là degli scherzi, sul fatto della messa di mezzanotte. Quest'anno non ci sarà la messa di mezzanotte, quella del 24, sì. quando molti lasciavano anche la giocata a carte per andare a messa. Non si farà. Sì, beh, quest'anno è tutto molto particolare. Bene, a livello, diciamo, del rito della messa non cambia nulla, ovviamente. Ci sarà la possibilità al pomeriggio di avere la messa pre-festiva, possiamo dire, oppure vespertina, e poi la sera la messa della notte, quindi non cambia nulla, soltanto che l'anticiperemo alle 20? Alle 20, hanno detto, perché la messa di mezzanotte si tiene alle 20. Sì, alle 20, perché durerà un po' più di un'ora, Gesù più o meno. Nasce un po' prima. La facciamo nascere un po' prima, perché la Conferenza Episcopale italiana, in accordo con il governo, ha cercato ovviamente di venire incontro in tutti i modi, anche perché ci sarà comunque alle 22 il coprifuoco, da quello che ho capito, quindi bisogna avere anche il tempo ai fedeli di farci gli auguri almeno a fine messa e poi di tornare a casa. Don Marcello, sentito lo storico ateo che ha detto il fatto della data 24-25 oppure è discussa. Ma diciamo che noi, siccome festeggiamo liturgicamente il 25 di marzo l'incarnazione, l'annunciazione, quindi anche c'è Gesù, ecco, viene su questa terra, allora sono esattamente 9 mesi e poi noi festeggiamo il 25 dicembre, quindi, perché la Madonna sarà stata sicuramente molto precisa, ecco, nei 9 mesi, per questo voglio dire, sì, in questo senso. Bravo, ce l'ha resa anche più terrena, con questo esempio, quello della meno teologico, della un po' più terrena. Sì, però invece gli altri riti, scusami Antonio, che precedono la messa di mezzanotte, sono tutti... Beh no, comunque no, avremo no, comunque tutto non cambia, non fondamentalmente cambia. Non cambia, soltanto che avremo poi ovviamente il 31 di dicembre avremo poi la messa con il Te Deum, cioè con il ringraziamento che facciamo a fine anno, e si farà comunque sicuramente prima del grande del cenone, che però quest'anno sarà ovviamente molto più limitato, però come orario. Voglio sapere però anche la vostra cena nella storia e attualmente com'è. La cena di Natale di Don Marcello. Allora io intanto di dove sei? Esatto, io vi svelo un segreto. Io non sono teramano di acquisizione, ormai mi sento teramano, ma io sono pugliese di nascita. Oh, ci piace ancora di più sapere la tradizione pugliese. Bene, allora che città? Di Foggia, sono proprio foggiano. Sì, sì, quindi la zona più nord, diciamo, della Puglia. Vai. E niente, da me la città di Renzo Arbo. Esatto, assolutamente, ci mancherebbe. E allora da noi si mangia molto pesce, soprattutto il capitone. La sera del 24? La sera del 24, sì sì. Il infatti, primo? Fate lo stesso, le linguine al tonno o no? No, non fate primo, io dico la sera. La sera, no, non si fa, no. Soprattutto di base di pesce fondamentalmente, sì.
Poi abbiamo dei dolci un po' particolari, forse che qui non ci sono tanto, ce cioè sono diversi qui. Le cartellate, ad esempio, quelle con il miele o col vincotto. Buono. È fatto con una pasta molto particolare, quasi a forma di corona, come se fosse, e si mette il miele sopra oppure il vincotto. C'era mia nonna che era bravissima. Certo, io dichiaro guerra con i cagionetti al mondo intero. Però no, 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 i cagionetti sono ottimi, infatti l'ho mangiato ieri mattina. Ce l'hanno portato un altro. I cagionetti sono qualcosa buonissimi, buonissimi, con le castagne veramente eccezionali. Anche le sfogliatelle. Esatto, sì. I bocconotti anche sono veramente molto buoni. I bocconotti poi sono veramente. Allora, quindi il pesce sì. Coniugato. Fondamentalmente il pesce sì, il pesce. Sì, poi... E poi il pranzo del 25? Il pranzo del 25 almeno da mia nonna. No, da mia nonna era soprattutto. Sì, innanzitutto c'era il brodo come primo. Ah. Come primo, primo. Anche poi in genere anche, sì, si andava più invece sulle lasagne, su questo qui. Da insomma, noi il timballo vince nel Teramano, esatto, credo, sì. Come primo sì. Classico di Natale. Infatti la prima volta il nostro timballo è quello con le scrippelle. Sì, sì, esatto, sì, sì, beh, ormai l'ho mangiato tante volte, beh. Sì, sì. Le virtù, il grazie insomma, a Gianluca che mangio. Manda dei... Allora, velocemente, che poi andiamo in pubblicità, la cena del 24, il pranzo del 25... Ah, ecco, ah, era bravo. Il dolce di Foggia. Eccolo, esattamente, ecco, quindi questo grande Gianluca, bravissimo, complimenti, Quello col vincotto, quella più in basso, poi col miele, no, Marcello, queste le dobbiamo provare. Molto buone, ve le devo portare. Bravo. Facciamo? Sì, sì, lo facciamo. Ci mettiamo d'accordo, ci vediamo durante le feste. Bravo. No, Antonio, sì. La cena del 24, sì. Velocemente il pranzo del 25. Sì, ma prima della cena vorrei fare un appunto per quanto riguarda la celebrazione della messa, no? Ah, sulla nascita, sulla natività. Sì, ma la comunista, a parte la convenzionalità della data storica del 25 e dicembre, ce la teniamo. Però se andiamo per fuso orario, Israele, bravo. Nazareth, un fuso orario anticipato di qualche ora, lo senti? Mi pare di 2 ore. Quindi se la messa fosse stata celebrata alle 10, qui da noi, saremmo stati in sincronia con l'orario della natività. Allora, la facciamo reale, fare ragione, su questo devo dare senti delle volte i comunisti come se andiamo su questa logica Pippone, per esempio a New York se dovessimo rispettare l'orario. Il fuso orario a New York certo. Andrebbe celebrata la messa nelle 4-5 del pomeriggio e a Los Angeles alle 11 del mattino allora, del 25 andiamo dopo vabbè. Perché siamo un po' è ora forte vabbè dopo pubblicità. Parliamo dopo del menù allora. Tra pochissimo linea al Duca d'Atri per la pubblicità e poi torniamo. Eccoci qua che rientriamo, torniamo subito ai riti a tavola, quelli di Antonio Topetti, ma come vi dicevo in apertura poi anche il Presidente della Regione Marsilio ha confermato che torneremo arancioni, perché io mi sono fatto prendere dalla discussione e poi non ho letto questa notizia che ha pubblicato, intanto questa è l'ANSA, lo vedete, che riporta il dato e praticamente ha detto Marsilio che pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza del TAR ho ricevuto la telefonata del Ministro Speranza che mi trasmette il testo dell'ordinanza alla sua firma questa sera, che riconosce l'Abruzzo in zona arancione a partire da domenica. Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini, commenta Marsilio, e quanto ha dichiarato appunto il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Va bene, saremo arancioni dal 13. Allora, torniamo ad Antonio Topetti, velocemente, sul menù. La cena che, quando riguarda quella attuale, ci allarghiamo. Diciamo, nel periodo del benessere, da quando c'è stato il boom economico, dagli anni 70-80, è diventata una cena luguliana, quella del 24, mentre in precedenza, per quello che ricordo io, durante la vita di campagna della mia infanzia, era una cena frugale, che sostanzialmente consisteva nel baccalà, che poteva essere fatto o col sugo, col pomodoro, oppure arrostito in bianco. Quello era la cena. Invece adesso, più che vigilia, è un crepare, perché la vigilia, fra l'altro, uno dovrebbe fare
mangiare poco, come si dice, invece si mangia il pesce in quantità, dagli antipasti agli arrosti e quant'altro. Il pranzo di Natale stessa cosa, il pranzo tradizionale era, diciamo, il timballo era più un piatto pasquale in famiglia mia. Ah, bravo, ci può stare. Mentre invece il pranzo natalizio si partiva con il classico brodo di cardone, in famiglia mia era la pasta reale, oppure i quadrucci in brodo, la pasta reale oggi, e poi i primi magari pasta alla chitarra con le pallottine. E grande classico. Un piatto che non doveva mancare, anche se si facevano gli arrosti, era il tacchino alla canzanese, quello spezzato, non la galantina di tacchino, quello tritato, poi si metteva fuori e poi si metteva la notte a cosa. Adesso si fa di tutto, si fa dall'agnella, le cotolette d'agnella, l'oliva da scolare, però diciamo che il piatto tradizionale era il tacchino, che io mi ricordo mia madre che spezzava questo tacchino, tutte queste cose, e poi lo metteva a riaffreddare sul davanzale della finestra, dove possibilmente non arrivavano i gatti, perché altrimenti se lo mangiavano loro. Allora, bene, abbiamo detto questo. Posso fare un piccolo profilo di padre di Don Marcello, di padre Marcello Giuliani. Quindi abbiamo scoperto che è di Foggia, ordinato sacerdote solo due anni fa, esatto. E sì, prima di due anni fa che facevo? Allora, io sono stato fidanzato più volte, ragazzi, non contemporaneamente ovviamente. Non poniamo limiti alla provvidenza. Vabbè, sì. Quello che è stato in confessione ormai, scherzo. Quindi fidanzato, comunque, a parte tutto, sì, sono stato fidanzato, poi ho iniziato a studiare psicologia alla Sapienza a Roma. E là si sono complicati. No, devo dire che poi le vie del Signore sono davvero infinite, perché poi ho scoperto la mia vocazione. Quindi sei psicologo? Sei, sì, sono psicologo. Sì, mi piace ancora di più, Don Marcello. Sì, psicologo alla Sapienza, e poi dopo un pochettino di tempo ho scoperto intanto durante gli anni universitari la mia vocazione, questa vocazione. Ho sentito questa vocazione. Ti hai sentito? Che mo' in periodo natalizio magari è importante portare questa testimonianza. Diciamo che come l'hai sentita la vocazione? Se devo dire, allora, io quando sono andato a Roma, siccome la mia fidanzata era a Foggia, allora lì, diciamo, staccato, e adesso ancora a Foggia? Sì, staccato un po' di più dagli amici della scuola, dalla fidanzata, anche dai miei genitori, da mia sorella, ho avvertito di più il desiderio anche di pregare, di avere questo contatto con Dio, pian piano. Poi ho iniziato a frequentare anche un po' di più la messa domenicale, a frequentare la parrocchia vicino. È stato vicino. Così? Un momento? Prima, diciamo, qual era il tuo rapporto con la religione? No, era, diciamo, come tanti giovani di oggi, nel senso andavo a messa, non tutte le domeniche, lo devo ammettere, però comunque, insomma, andavo a messa, mi confessavo, insomma, però non facevo però parte... Non avevi una predilezione particolare? Assolutamente, anzi mi ricordo, devo dire, che tante volte... C'è un episodio che l'ha scatenato? Particolarmente sì, cioè, io avevo iniziato a leggere praticamente il Vangelo di Matteo ogni giorno, un piccolo brano del Vangelo, e poi una sera io ho avvertito proprio questa presenza molto forte di questo amore grande di Dio verso di me, che però mi chiamava a qualcosa di differente, che mi riempiva il mio cuore e che mi dava una gioia molto profonda che non ho mai avuto, diciamo, in altre, neanche con, diciamo, un amore umano come era la mia fidanzata. Sì. Sei molto e quindi chiaro. Ho capito che la mia vita forse era fatta per un amore, diciamo così, più grande, non per togliere amore, ma per avere un amore ancora che mi riempisse ancora di più. E quindi hai sentito questo e hai cominciato poi dopo un po' di tempo, perché all'inizio ero un pochettino, avevo bisogno un po' delle basi, diciamo, sì, anche spirituali, insomma, di preghiera, un po' le basi. Allora ho avuto il mio padre spirituale. Sì. Don Marcello, questo quanti anni fa è successo? È stata ormai già una quindicina d'anni fa abbondanti, sì, alla Sapienza. Poi dopo ho iniziato, dopo un po' di tempo, anche il mio percorso di studio, quindi di filosofia, di teologia, e adesso sono iscritto al dottorato in teologia, quindi sto ancora iscritto a Roma. Scusami se mi faccio i fatti tuoi pesantemente. È stato magari difficile dirlo sia in famiglia che alla ragazza? Assolutamente, perché la fidanzata pensava che magari fosse una scusa per lasciarla, ma insomma ne avrei trovate tante altre, perché non ho mai manifestato prima questo desiderio. Con queste scuse. Sì, sì, sì. E poi anche con i miei genitori, perché pur venendo da una famiglia, insomma, cristiana, cattolica, però comunque
all'inizio è sempre scioccante, quindi soprattutto mio papà ha avuto difficoltà. Quindi come sono state? Sia della negative. Ragazza, negative. Beh, negative sì, assolutamente, sia della fidanzata sia anche... Ti ha trattato male? Diciamo che per molto tempo ha pensato che io fosse una scusa o l'avessi presa in giro, poi adesso lei sa che sono sacerdote, quindi diciamo... Però è stato... sì, anch'io insomma, magari all'inizio ecco, non avendo un aiuto spirituale ho fatto anche degli errori, però insomma comunque è normale. Senti, e da 15 anni a 2 anni fa il percorso è lungo. Sì, il percorso non è lungo. Non hai maturato subito l'idea di diventare sacerdote? Diciamo che un periodo sono stato prima un po' in parrocchia, esatto, come catechista, come fanno tanti giovani, insomma un pochettino di... Ecco, ho iniziato ad andare a messa anche più spesso, anche durante la settimana a pregare di più. Pregare in particolare il rosario, insomma, e poi dopo a un certo punto ho iniziato il percorso che però adesso è diventato di 7-8 anni, quindi comunque ci vuole tempo, cioè è un percorso abbastanza lungo. Sì, vabbè, io da ignorante parlo. Sì, no, ma... E due anni fa l'ordinazione... Due anni fa l'ordinazione qui a Teramo, nella cattedrale di Teramo. Perché sei a Teramo? Perché io ho conosciuto bene Monsignor Seccia, che lui è pugliese, sì. Ed è stato nella diocesi di San Severo, io ero a Foggia, vicino, insomma. E soprattutto quando sono stato a Roma tramite il contatto anche con lui, insomma, qui c'era bisogno anche di sacerdoti, ma comunque mi fa molto piacere essere qui, i miei genitori sono molto contenti, quindi... e mi sento adesso teramano, insomma, fondamentalmente. Scusami, un'altra domanda, magari anche un po' provocatoria, visto che tu nella tua vita precedente hai avuto una ragazza, quindi come capita a tanti ragazzi ovviamente, saresti favorevole alla possibilità che i preti possano sposarsi? Ma io allora, avendo sperimentato questo discorso dell'amore e del fidanzamento, insomma, comunque, voglio dire, ovviamente ognuno porta la propria esperienza. Io penso che, diciamo, la vocazione sacerdotale, se ben vissuta, ovviamente questo richiede una donazione così grande che sarebbe difficile a mio modo di vedere che si possa coniugare anche con una moglie, con dei figli, con una propria famiglia. Tant'è vero che anche i preti ortodossi, che per esempio hanno, o anche cattolici ma di rito orientale, che hanno comunque le mogli, spesso e volentieri io, quando abbiamo un modo di incontrarci, loro per primi dicono fate bene a proseguire nel celibato, perché diciamo la donazione alla chiesa, perché hanno litigato alle magari con le compagne, faccio un esempio molto, molto pratico, pensa che quelle che frequentano di più le chiese sono le donne, anche per le confessioni, per i consigli spirituali. Ciò che siete tentati di più. Tu pensa se, diciamo, avessimo una moglie magari anche un po' gelosa, ti trattieni di più per motivi pastorali con queste donne, insomma sarebbe molto complicato, ecco. Ma comunque al di là delle battute, anche per una questione di donazione totale al Signore. Bene. Fammi indagare invece il tasso di spiritualità di Gino Bucci e di Domenico Di Felice, che hanno seguito, credo, con attenzione, no, questa esperienza di Don Marcello. Gino, senti? No, io sono ammirato, infatti non sono molto addentro a queste questioni, ma tra l'altro mi ha affascinato molto il racconto di Don Marcello. Tra l'altro volevo pure dirgli che Foggia ha un legame molto importante con l'Abruzzo, quantomeno per la transumanza, il tratturo Celano Foggia, no? Che è il secondo più lungo d'Italia, vabbè. E quindi sì, siamo molto legati anche con quello. Sì, quindi può sentirsi abruzzese anche per motivi storici. Sono tante le contaminazioni abruzzesi pugliesi, davvero tantissime, proprio in virtù della transumanza. Certo, sì. Vai Gino. No, per il resto non ho capito che mi hai chiesto, scusa, mi sono perso. No, intanto il tuo tasso di spiritualità, cioè no, l'hai già detto prima, non sei molto... vabbè. No, è bassino, ma non è... Potrebbe ancora esserci, diciamo, va riscoperto, ecco. Magari con persone come un parroco del genere, giovane, e che si esprime con modernità e che mi rende anche interessante un certo tipo di scelta. Credo che si percepisca, no? Così come tu praticamente stai seguendo in televisione, così magari come molti telespettatori, è molto piacevole parlare con Don Marcello, te lo assicuro. È davvero molto empatico, come si dice adesso. Gino, già che mi sono fatto i fatti di Don Marcello, mi faccio anche i tuoi. Tu invece come stiamo messi a livello sentimentale? È una ragazza e adesso non vi vedete. Sì, ho una ragazza e non,
E di Martinsicuro? Vi potete vedere? No, sta nella dal Tronto, quindi niente. Aia! Marchigiana. Si può vedere. No, aia perché è lontana, non perché è marchigiana. Sì, sì, certo, certo. E quindi, quindi niente, per ora... Vi vedete con Skype? No, perché a me non piace... Ci mandiamo messaggini, così, niente di... Senti, invece, cos'altro stai facendo? Lo studio? Ah, lo studio male, come sempre, mo, prima o poi finirà questa tortura e... Sta per finire, anche dai. Più tardi, dai. Quindi la tesi è prossima. La tesi, sì, diciamo nel 2021 finiamo tutto. Sì, e che esami ti mancano? Anche un esame di, vabbè, letteratura italiana, un esame di latino che mi ha devastato la carriera, magari te lo ricordo, te lo dissi già quando ci vedevo, quindi sì, siamo sempre là. Ti ha devastato la carriera. E infatti tu per ripicca hai creato questa tua lingua. È vero, come ho detto prima, che il tuo abruzzese che usi sulla pagina Abruzzese Fuorisede è davvero un abruzzese, non è un martinsicurese o un teramano, vero? È mischiato, sì, ha influenze varie. Sì, al di là del fatto che quando posso giro e ascolto e leggo tutto, anche diversi libri appunto sul dialetto e tutto, poi si cerca di creare una lingua che possa essere capita da tutti, mo non è che sia una cosa geniale, però con semplicità sempre, però mischio un po' le parole come viene a me, cercando appunto di far risultare quello che scrivo comprensibile a livello dialettale da tutti, ecco, quindi magari tecnicamente dicono sia... cioè, si finisce una coinè volendo, ecco, un termine da scuole altre. Bravo. E quindi però nella realtà è solo un modo per farsi comprendere, per far divertire le persone anche attraverso il dialetto. Io te l'ho detto sempre, tu hai una facilità di scrittura davvero formidabile. Insomma, complimenti. Senti, un altro attestato che hai ricevuto è da quel ragazzo che fa quel viaggio a New York, giusto? Ci racconti quello che è successo e quello che ha scritto? Ma in realtà non l'ho ricevuto propriamente io, diciamo ha scritto Stetova la casa, ecco, Stetova la casa, vabbè, è la frase di Giustino, in quel servizio di Rai 3, però l'hai magnificata tu, insomma l'hai portata tu alla vera attenzione mondiale, diciamo. Vabbè, questo non è dimostrabile, insomma, io sì, l'ho usata spesso, l'ho diffusa, ma... È un pompiere di se stesso formidabile, Gino. Ecco, no, sì. Nel senso... L'ho usata molto, che ma non è che l'ha scritto sono... perché io non me lo ricordo bene come si chiama quello che fa il viaggio a New York. Ah, Piero Armenti. Piero Armenti. Sì. E quindi ha usato proprio questo slogan che un po' è proprio il logo della pagina di, perché c'è Giustino sul logo della pagina Facebook di Gino Bucci, l'Abruzzese Fuorisede, questo Stetova la casa quando nevica, è proprio... Ma non penso proprio si riferisse a me, ecco, più io volevo dire che appunto questa frase è arrivata fin lì, ma non grazie a me, questo ci tengo a dirlo. Io penso che la pista che sia per te sia la più praticabile, comunque vabbè. Va bene, fammi tornare un po' da Domenico Di Felice, se c'ha qualche altra curiosità. Intanto Domenico, ti ricordi quando sono stato a Tossicia, tra l'altro Tossicia è una splendida chiesa con un portale eccezionale, parlammo della festività di Sant'Antonio, che è prossima, perché sì, il 17 gennaio, ma si farà, esatto, Domenico? Per esempio, voglio dire che uno dei riti particolari della nostra provincia, che è il fuoco di Natale di Nerito, non si terrà. Si terrà invece il fuoco di Sant'Antonio di Tossicia? Probabilmente no, probabilmente no, perché lo so, purtroppo il falò in piazza, poi il nostro è alto più di 10 metri e tendenzialmente lo facciamo con le persone del paese, dei paesi limitrofi, ma anche gente che è venuta, certo, detto, te lo disse a Tossicia, venivano persone da Vicenza che avevano trovato l'evento online e volevano imparare a fare l'Icelletto di Sant'Antonio, i famosi biscotti di Vieni. Tra l'altro meravigliosi anche quelli. A Tossicia, sì, c'è una grande tradizione, perché la tradizione di Sant'Antonio a Tossicia è molto viva, e il fuoco anticamente si faceva uno in ogni quartiere, un parolone, uno in ogni gruppetto di case di Tossicia, sì, e 3-4 nelle varie frazioni.
Purtroppo quest'anno molto probabilmente ci toccherà rinviare o addirittura annullare definitivamente, perché non si sa, zona gialla, zona arancione, non si capisce. E comunque in quell'evento è impossibile pensare a evitare l'assembramento. Eh Già la sì, a portare questua precedente, che scriveva casa per casa a bussare per il chiedere il cibo, Sant'Antonio a in portare casa Sant'Antonio, le famose canzoni per casa. che sono poi state raccolte dal libro della mia amica antropologa Annunziata Taraschi, che cito tutte le volte perché quella è la fonte del sapere popolare che Giusto, ci abbiamo sì. a Tosticino. Quindi fondamentalmente quest'anno probabilmente, oltre al Natale sottotono, per noi un momento importante era quello di Sant'Antonio, anche a livello aggregativo, sociale, e quindi quest'anno va così, però insomma bisogna fare dei piccoli sacrifici Sì. affinché stiano bene tutte e tutti. Quindi Sì. se non si fa quest'anno, l'anno prossimo sarà il doppio più bello, ecco, io dico sempre Sì. questo, e invece di un panino solo con la salsiccia ne mangeremo due, non vedo il problema. Quindi Dispiace Sant'Antonio perché si farà nel 2022, giusto? Si farà probabilmente probabilmente nel sì, 2022. speriamo. Dispiace perché la tradizione, ecco, in questo magari sarà contento Don Marcello, che unisce una dimensione pagana a quella cristiana, e quindi siamo contenti noi atei, sono contenti i cristiani, è tutto bellissimo. E l'importante è festeggiare insieme, fondamentalmente. Quindi, Sì. poi, qualunque sia il motivo, è bello festeggiare, ecco. Senti, Domenico, quello che ho chiesto a Gino sul percorso di Don Marcello, no? Come me lo commenti? Allora, io lo trovo molto affascinante e comunque da filosofo, laureato in filosofia, avrei tantissime cose da discutere con un teologo, e quindi cioè, sarebbe veramente cioè, è un incontro che mi fa molto piacere, e soprattutto non trovo niente, è una bellissima storia, è un Sì. percorso personale che io rispetto, non avendo una dimensione spirituale. Non mi permetterei mai di criticare chi ce l'ha, Non hai una e dimensione quindi religiosa, magari, ma spirituale sì. Certo, oddio, io sono molto materialista, mi molto sto rivolgendo al filosofo, quindi mi può bastonare, ovviamente. no, assolutamente ci mancherebbe, però ecco, diciamo, esente dalla dimensione spirituale, ma non certo da quella che può essere sociale, conviviale, quindi mi piace moltissimo discutere con le persone, quindi perché no con i credenti, perché no con un sacerdote? Anzi, il prete che c'era prima qui a Tosticia, che era, non mi ricordo, africano, è stato molti anni qui, si chiamava Jean-Marie, non mi ricordo se del Senegal, e anche lui era molto addentro alle questioni filosofiche, e io stavo spessissimo a casa sua, cenavamo insieme e facevamo dei simposi culturali, poi finiva sempre a tarallucci e vino. Picchieri. Però ci sono stati dei momenti di scontro. Ma comunque, voglio dire, alla fine è molto bello, cioè a me la discussione piace molto. Quindi, ripeto, esente dalla vita spirituale, apprezzo moltissimo chi ce l'ha e chi ha un vissuto di quel tipo. Allora, ragazzi, siamo ai saluti praticamente, 22 e 21, proprio un minuto a testa per magari dire come augurarci questo Natale, come viverlo. Antonio Topitti. Io penso che, vista la situazione generale, a parte le questioni economiche, ma le restrizioni, tutto sarà, si vivrà un Natale sia per chi crede, ha fede, sia per chi magari è agnostico, per dire ateo, però lo si vivrà in un modo più interiore, diciamo, una spiritualità più interiore, e forse si ritorna al vero spirito del Natale, perché diciamoci la verità, per la stragrande maggioranza della gente, fino all'anno scorso il Natale era una festa, è diventata una festa consumistica e basta. Beh, ma da D'accordo che tanto porta tempo. bene all'economia e quant'altro, però era solo consumistica. E io, mentre si parlava della tradizione del Sant'Antonio, ho riflettuto per esempio che quest'anno verranno a mancare tutte le cosiddette rappresentazioni paesane, nei Vero. paesi della Per natività, portare. no? Tipo per Sì. esempio la natività del presepe vivente di Cerqueto, Sì, è oppure vero. quello di Rivisondoli. Io penso che quest'anno non ci saranno le condizioni per Sì, poterlo fare, penso e proprio di sì. quelle per esempio è anche
una perdita sotto questo aspetto. Però per chi ha fede, per chi ci crede nello spirito del Natale in quanto tale, non solo come festa religiosa, sarà più una questione interiore, diciamo, anche nel rispetto di tutte le vittime di questo maledetto virus. Che ci sono state per il coronavirus, sono d'accordo. Sentiamo un po' come si augurano di vivere il Natale Gino e Domenico. Gino, e così siamo ai saluti. Ma di viverlo in famiglia, tranquillamente, senza troppi... cioè, rispettando ciò che si deve rispettare, insomma. Io sono molto... cioè, seguo poco gli sviluppi, ma rispetto tutto ciò che mi dicono, quindi rispetterò ciò che mi verrà detto. Bene. Domenico. Ma io, Gino, ho sempre festeggiato il Natale in maniera molto, molto pagana, mangiando e celebrando il sole invincibile, quindi anche quest'anno, sperando che sia un giorno di sole, mi affaccerò dal giardino, questo è, e poi mangiando tantissimo, quindi non mi cambia granché. Questo possiamo fare. Fatto in famiglia. Questo possiamo fare. E concludiamo con Don Marcello. Sì, sono d'accordo con Antonio, sicuramente sarà un Natale molto particolare, nel senso che anche per il rispetto che per tutto quello che è avvenuto, per tutti coloro che non ci sono più, è chiaro che sarà per tutti più sobrio, ecco, diciamo così. Però ci terrei a dire due cose. La prima, prego, che forse, ecco, dobbiamo questo Natale, anche vissuto in questo modo, ci può far ricordare di più che festeggiamo il Natale perché c'è un festeggiato, che molte volte viene un po' messo, diciamo, nell'ombra, pur rispettando ovviamente anche chi lo festeggia, pur non credendo, ma ovviamente è importante un pochettino richiamare a questo, così per ricordarci che abbiamo una festa perché c'è qualcuno che è venuto su questa terra e che ci porta la salvezza. E proprio per questo direi che è anche un Natale di speranza, cioè sempre c'è il messaggio di speranza e di gioia insito nel Natale, però direi che quest'anno forse ancora di più, proprio per tutto quello che abbiamo passato, ecco, penso che ancora di più, ecco, si potrà avvertire l'importanza di avere un messaggio di speranza, un messaggio anche di gioia, la quale non è assenza di difficoltà, di sofferenze, di dolore, ma è saper superare, ecco, col bene e anche positivamente, anche tutte le negatività e tutti gli ostacoli che ci sono nella vita, che abbiamo tutti quanti. E allora, come nel tempo pasquale abbiamo vissuto molto intensamente anche i riti, anche attraverso, sì, per esempio, le messe del Papa molto seguite e quant'altro, credo che anche adesso possiamo comunque, ecco, ricordarci di questo grande messaggio di speranza, di questo Dio che ha deciso di venire accanto ad ognuno di noi e che cammina accanto ad ognuno di noi nella storia e che ci accompagna anche nelle nostre difficoltà. Grazie. Allora, fatemi salutare intanto i ragazzi lontani. Ringrazio e saluto Gino Bucci e Domenico Di Felice. Ovviamente ci vediamo presto. Ciao Gino, ciao Domenico, e grazie per aver dato un importante contributo a questa trasmissione. Ciao, grazie, grazie, buon Natale a voi, buon Natale va anche. Grazie. Cominciamo a dirlo, tanto lo diremo, sì, da qui fino a Natale sicuramente. Grazie a Don Marcello. Grazie, auguri di cuore per l'invito, mi ha fatto, grazie, molto piacere. Grazie a te, davvero, per la performance, grazie, grazie in televisione. E grazie ad Antonio Dottini. Grazie a voi e buon, grazie, Natale a tutti. Grazie, grazie anche alla regia. Noi ci vedremo anche venerdì prossimo, perché è 18, poi non ci vedremo il 25, ma il 18 ci saremo, cioè venerdì prossimo. Arrivederci, buona serata.